scusate perché inconvenienti, ma come si dice, il bello dalla diretta. Allora, torniamo a noi. Questo vi dicevo, io girando l'Italia queste serate mi trovo in situazioni e luoghi dove succedono queste cose. Ex d'inverno, per esempio, con Paciullo mi ha fatto venire in mente. Facciamo una serata bellissima a Trieste, eravamo io e Paciullo. Finita la serata, uscivo per Trieste, dico andiamo a vedere la città, io c'ero mai stato, non so se magari qualcuno di voi c'è stato. Come arriviamo sulla piazza di Trieste alle 10:30 di sera, mi guardo intorno, tutto chiuso, c'è un bar, non era la casa, la pizzeria. A un certo punto chiamo la guida che ci aveva accompagnato e gli faccio scusa, ma qui che si fa la sera? Qui purtroppo il target d'età è molto alto, vanno tutti a dormire presto. Ho capito, ma noi siamo a Roma, una discoteca, non c'è una birreria, qualcosa, ma fanno, purtroppo no. Però pochi chilometri da qui c'è il confine, andate in Slovenia, c'è addirittura il casino. Come sentivo casino c'è tendenza a dire che io, stiamo facendo, faccio andiamo. E quello fa, però mi raccomando, giacca e cravatta, andiamo all'albergo, se mettiamo giacca e cravatta, tutti acchittati, chiamo il taxi, partiamo da Trieste e tagliamo il confine. Sono pochi chilometri, andiamo subito in Slovenia. Oh, come arriviamo in Slovenia, dico un altro mondo, arriviamo davanti a sto casino, un palazzo gigantesco, tutte macchine da 200-300 mila euro parcheggiate, donne bellissime, vestite da sera, a Paciullo le facevo, stava al posto giusto. Cominciamo a entrare dentro il casino e a scoprire i meandri di questo posto, no? E mentre camminavamo incontravamo il tavolo del poker, il Texas Hold'em, il 21, il Blackjack, tutti i tavoli a gioco. A un certo punto si affacciamo davanti al salone che sarà stato grosso come sta piazza. In fondo che tenete è il tavolo della roulette. E guardo Paciullo e faccio, oh, che famo, giochiamo? Lui mi fa, dai, buttiamo. Arriviamo davanti al tavolo, se tiriamo fuori i soldi, gli sto a contare, guardo Paciullo e faccio, senti un po' per curiosità, ma quante volte trombi a settimana? Lui mi fa, io 5, te? Io 4. 5 e 4? No, è tutto sul 9. Vado davanti al croupier, croupier, questi sono i soldi, tutti i soldi sul 9. Il croupier infila i soldi nel taglio, fa partire la roulette, dà una schicca alla pallina gira, 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 sembra che si sta per fermare, fa un altro mezzo giro, si ferma su uno zero. La guardo Paciullo e gli faccio, se diceva me cassata la moglie, allora fa la sua, ancora che me lo porta appresso. Però, dopo voglio fare una confessione che rimase un po' interno tra di noi, no? Voi sceglierete, io ho fatto per tutta la vita un altro lavoro, ma da quando faccio il cazzaro, che per me è un mestiere, rimorchio una cifra. No, non è che sei, non è che sono Adone, che sono Brad Pitt, però da quando faccio il suo mestiere rimorchio una cifra, anche perché sarà per fatto che io tutte le sante mattine metto la mia fascia sul social, no? Allora la gente piano piano mi comincia a riconoscere, chi mi ferma, chi vuole fare la foto, no? E spesso allora quando vado in discoteca mi capita qualche ragazzetta che mi riconosce. Io abito a Leone e stavo alla discoteca delle Terrazze, una discoteca famosissima. Entravamo l'altra sera, c'era un sacco di gente e vedo una da lontano che mi riconosce, però stava dall'altra parte della discoteca, un sacco di gente, questa da lontano mi comincia proprio così. Bene, così. Ciao, ciao. Questa come fa? Spavanta, io sto parlando come un messaggio. Io mi arrivo davanti e mi fa, ciao, Gepo, sei Samantha. Ciao, molto piacere. Fammi un selfie. Fammi un altro selfie. Al terzo selfie che mi chiede, dentro di me faccio io, c'è proprio. Mi faccio, posso offrirti qualcosa da bere? Ma sì, volentieri. Mi viene un po' simpatico questa voce. Avevo in mano, me la porta al banco, no? Cominciamo a chiacchierare, mi faccio raccontare dove è, quanti anni c'aveva, di qua, di là. Ero pure un po' emozionato perché era piccoletta, ma stava veramente in forma. Insomma, gli offro un drink, dai che riteva. Secondo drink, riteva. Al terzo drink, tre drink lei, tre drink io, stava mentre due stava andando, decido da fondo al colpo, gli faccio... Ma se ci andiamo a fumare la sigaretta fuori? Come fa? Dai, sì, volentieri, troppo simpatico. Io me la porto fuori dalla discoteca, capirai, io abito all'Euro, come esco dalla discoteca, dritta a casa me la porto. Dai, me la trascinavo dietro, e questa che camminava così, no? Mo, arriviamo davanti alla porta del pianerottolo, stavo sul pianerottolo di casa, la porta di casa mia, è un po' nervoso, pure perché sta chiappa a bordo, l'avevamo fatto, che faccio? Tiro fuori le chiavi di casa, e sto per infilare la porta, questa mi blocca, mi guarda e mi fa, sai, certo, devo confessarti una cosa. Io capisco sempre molto di un uomo, specialmente di come fa l'amore, da come infila le chiavi nella porta. Scusa, spiegate meglio, non ho capito. Mi fa, sì, se non trova il buco che è titubante ed apre la porta con delicatezza, so che non fa il mio caso perché sarà un amante troppo poco esperto. Se invece infila le chiavi con prepotenza e spalanca la porta con violenza, anche in quel caso non fa per me perché sarà un amante troppo rude. Ma te, Geppo, come infili le chiavi nella porta? Io sono rimasto in mano, ma la guardo. Io veramente ho sempre la leccata la sera d'una prima, ora lo so, no, è all'estate, è meglio assegnare.